Signor Grado, lei ha conosciuto personalmente Vittorio Mangano? Sì, come no, l'ho allevato io, dottore, cioè nel senso che Quando l'avevo vicino lo ha io. conosciuto? Ma gli anni 70, dottore, se ero da allora io uscito dal carcere, 69, era un poveraccio, cioè nullatenente. Sposato con due bambini, non potevo manco spalmare la famiglia. Allora me lo sono messo vicino perché io ero il manto della carità di tutta la gente povera. Mi sono messo vicino, di tanto in tanto mi faceva accompagnare, per non farglielo pesare, mi faceva accompagnare in macchina a Milano a trovare mio fratello. Quando tornavamo ai tempi che erano soldi, pigliavo 1,5 milioni, 2 milioni. Vittorio, mettiteli in tasca. Cioè, Vittorio si era attaccato con me una cosa morbosamente. Ma lei come, tramite chi lo aveva conosciuto? Ma l'avevo conosciuto che lui commerciava, diciamo, in bestiame, vitelli, cavalli, queste cose qui. E l'ho conosciuto in Via La Scalanza, dove si mettevano a mercanteggiare tutti i sensali che vendevano. L'ho conosciuto lì. C'è qualcuno, qualche persona che glielo presenta? No, no, mi ricordo che io lo conoscevo di un certo Girolamo Guddo. Cioè mi fa, dice, Zudanino, venga che gli presento un amico mio. E mi ha presentato Vittorio Mangano, così. Ma non è che me l'ha presentato perché Vittorio Mangano non era uomo d'onore. Avviene uomo d'onore dopo il mio avvicinamento e la mia conoscenza. Senta, però lei quando è stato sentito dal mio ufficio il 30 agosto 2012 ha detto non era ancora un uomo d'onore, non era combinato, pagina 5, il pubblico ministero la chiedeva dove vi eravate in effetti conosciuti, a Palermo. L'ho conosciuto a Palermo tramite un certo Giovanni Locascio. Chi è Giovanni Ah, Locascio? sì, Chi è Giovanni ho sbagliato Locascio? persona. Sì. Sì, Giovanni Locascio, un uomo d'onore della famiglia di Brancaccio, sì. Ho sbagliato, sì, però c'era pure Guddo quando mi ha presentato Giovanni Locascio, sì, che mi ricordo che lui ci ha regalato, Giovanni Locascio, pure un poveraccio. Vittorio aveva una mucca che ci stava per morire, ci ha regalato a Giovanni Locascio, mi ricordo questo particolare. Mi ha presentato Giovanni Locascio, sì, dottore, mi scusi tanto. Senta, ma lei in quel periodo aveva la possibilità, aveva la patente di guida? No. E utilizzò mai Vittorio Mangano per farsi portare in giro con l'automobile? Ma Per la certo, verità l'ha dottore, detto perché già. poi, perché poi lui si è attaccato tantissimo, perché Vittorio Mango non era uno stupidino, era una persona molto scaltra. Cioè, ha capito che io ero un uomo d'onore perché vedeva che quando camminavamo in macchina con lui per le vie di Palermo, cioè la gente, gente di un certo calibro, mi vedevano, mi facevano una festa. E Vittorio Mangano era un furbo, non era uno stupido. Cioè si è attaccato con me nella speranza sicuramente di essere messo in famiglia. Senta, in qualcuno di questi viaggi a Milano con Mangano, vi siete incontrati con suo fratello, come si chiama? No, Antonino, mi pare. con mio fratello? Antonino. Sì, dottore, come no? Erano compari con mio fratello. E chi divenne compare di suo fratello? Vittorio Mangano. Ma lo divenne dopo che lei lo conobbe o era già compare con suo fratello Antonino prima? No, 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 dopo che io l'ho conosciuto. Sono divenuti compari perché si Ma ricorda. dottore, non glielo so dire perché non ho cercato mai di saperlo com'era il suo comparato.
Cioè, era magari si chiamavano compare per rispetto, così non glielo so dire, dottore. Io le volevo chiedere se lei ha ricordo di incontri a Milano a cui partecipa appunto lei, suo fratello Antonino, Vittorio Mangano e tale Gaetano Cinà. Sì, Gaetano Cinà lo vedevo spesso perché veniva con Vittorio Mangano. Mi ricordo una volta l'ho incontrato a Milano e Gaetano Cinà mi dice una cosa, dice, mi dava del lei, dice guardi, dice c'è Vittorio che come è combinato nella situazione economica, dice ha delle possibilità tramite un mio amico di farlo entrare a lavorare come saldiere da Berlusconi. Gli dico io, mi fa, dice, cosa ne pensa lei? Dico io, scusi Gaetano, se Vittore, sappiamo com'è combinato, è lavoro, è pane che porta ai figli, perché no, gli dico io. Poi ho saputo che Vittorio Mangano, che mi veniva a trovare dopo che era entrato da Berlusconi, ho saputo che tramite, è entrato lui da Berlusconi come saldiere, tramite Gaetano Cinà perché era amico di Marcello Dell'Utri e Senta, lavorava lì. Però di tanto in tanto Vittorio mi veniva a trovare spesso, non è che era cambiato niente, anche quando lui era stato combinato nella famiglia di Pippo Calò, non era cambiato niente, mi veniva a trovare e aveva un grande rispetto per me. ora ci arriviamo e proseguiamo. Intanto questo incontro in cui Gaetano Cinà fa questa proposta, intanto non è che si ricorda dove eravate a Milano in particolare? E mi ricordo che mio fratello Antonino aveva a base come riferimento in via Washington, ai tempi che ora so che non c'è più, c'era un bar Pozzuoli, e Senta, ci incontravamo spesso lì. riesce su per giù, se riesce, a datare questo incontro con questa proposta di assunzione lavorativa? Guardi, non glielo so dire perché io come date sono negatissimo, non è che ricordo per dire mesi, anni, sono negato per ricordare, però dottore, a cavallo gli anni 70. Senta, lei di questa proposta che ascoltò fare da Tanino Cinà a Milano, ne parlò con Stefano Bontade? Mi sembra di sì, però non è che c'erano problemi che dovevo andare io a riferire a Stefano Bontade che Vittorio Mangano era entrato, però mi sembra di averne parlato una volta che mi fa dire, sì, mi ricordo questo particolare che Stefano mi ha detto, dice, bravo figlioccio, l'hai consigliato bene a Vittorio Mangano, che gli hai detto di andare a lavorare come saldiere da Berlusconi, dice, perché dice, è una brava persona. È finita lì. Poi lei ha parlato, ha detto che dopo venne combinato il mangano nella famiglia di Pippo Calò. Lei queste cose come le sa? Sa come si arrivò a questa combinazione? Perché mangano, per come ci ha detto lei fino ad ora, era una persona che lei, signor Grado, si teneva vicino. Com'è che si arrivò alla combinazione nella famiglia di Pippo Calò? Glielo spiego subito. In pratica, Palermo, gli ripeto, io non ero il semplice uomo d'onore, ero un uomo d'onore molto quotato in tutte le famiglie mafiose che quando parlavo io mi ascoltavano e avevo un certo carisma io, anche da semplice uomo d'onore. Quando hanno visto Vittorio Mangano per un periodo vicino a me, assiduamente, sicuramente qualcuno, perché Vittorio Mangano faceva parte nella famiglia, cioè, territorio di Pippo Calò. E allora quando hanno visto Vittorio Mangano vicino a me, hanno riferito sicuramente a Pippo Calò. Pippo Calò ha avuto interesse di combinare, di pigliare Vittorio Mangano e combinarlo.
cercano di avvicinarlo. Ripeto, Vittorio Mangano non è che ero stupidino, appena si vede avvicinato subito scappa da me e mi dice: Sutanino, sape che cosa? Dice, mi ha avvicinato un tizio. Io dico: Vittorio, stacci vicino. Io già avevo capito che volevano combinare per non creare maniscordi fra noi. Gli dico: Vittorio, stacci vicino. Vittorio, ripeto, era un tipo molto furbo e mi dice chiaramente a me: senta, dice, io gli voglio dire questo, se devo andare nella famiglia del Pippo Calò, io non ci vado, io voglio stare nella famiglia di Stefano Bontago. Assolutamente non ce lo mandarono a chiamare, gli hanno dato un appuntamento. Lui si è rifiutato di andarci, che non era una cosa bella. Allora io, mi viene da me, dice, sape, mi venne a trovare perché mi hanno dato un appuntamento, dice, non ci sono andato. Io andai da Stefano Bontago e gli dico: senti qua, non è che sapendo come agivano da Pippo Calò, non è che avessero a fare qualche male a Vittorio. Dice: ascolta, fai una cosa, convince a Vittorio, ci dice che se ne vanno a Pippo Calò. Dice: tu sai perché? Allora chiamai a Vittorio e ci dico: Vittorio, tanto, combinato nella famiglia di Pippo Calò, combinato nella famiglia di Stefano Bontà, gli ho detto, la nostra amicizia c'è, sarà duratura e non cambia niente, e l'ho convinto a andare nella famiglia di Pippo Calò, e hanno combinato Vittorio Mangano, che poi mi è stato presentato da uomo d'onore. Senta, però ripeto, Vittorio Mangano, sia quando non era uomo d'onore che quando era uomo d'onore, veniva sempre a trovarmi, perché per me è stato 4 anni nel carcere di Basso. Ma mentre eravate co-detenuti con questo Bruno Rossi, eravate detenuti nella stessa cella, facevate la socialità insieme, come parlavate? No, andavamo al passeggio assieme, eravamo nella cella, io ero messo nella cella solo perché c'erano delle misure di sicurezza per me, ed eravamo nella cella accanto, però tutti i giorni ci vedevamo nella socialità o andavamo al passeggio, ci incontravamo tutti i giorni. Intanto le volevo chiedere se lei è certo che il nome di battesimo fosse Guido, perché nel verbale del 30 agosto 2000... No, Bruno, dottore, mi scusi se non sbaglio, Bruno Rossi. Bruno Rossi, va bene. Ma lei... Quindi noi sappiamo poi quando è stato codetenuto con Bruno Rossi, ma non glielo voglio, non è il momento per dirlo in questo momento. Lei comunque dice dopo l'89, quando io vengo arrestato, eccetera, eccetera. Ma mi spieghi una cosa, signor Grado. Lei dice Vittorio Mangano, lei in quel momento sapeva che Vittorio Mangano era passato, diciamo, con Riina e la fazione corleonese? O ancora non lo sapeva? Dottore, io le dico questo qui. Cosa Nostra la conoscevo bene, sapevo la regola. Vittorio Mangano, è normale che passa contro Torina, perché nella famiglia di Pippo Calò, Pippo Calò è stato uno dei traditori a partecipare nella morte di Stefano Bontato, alleato con i corleonesi, perciò Vittorio Mangano è nella famiglia di Pippo Calò. È normale che Vittorio era passato con i corleonesi. Ho capito bene. Per il mio senso di dire. Ho capito perfettamente il suo ragionamento di allora, ma in base a questo ragionamento lei non pensò che già il Mangano avesse potuto riferire di questi investimenti della famiglia di Santa Maria di Gesù nell'attività imprenditoriale di Berlusconi a Milano in quel momento? Cioè, io vorrei che lei spiegasse bene qual era il suo intendimento. Far uccidere Vittorio Mangano nella sua testa in quel momento era funzionale a recuperare eventualmente questi soldi? Perché? Ce lo spieghi. Perché si doveva eliminare Vittorio Mangano? Dottore, per due ragioni io volevo far ammazzare Vittorio Mangano. Sia se potevo recuperare questi soldi, giusto? E sia perché era un traditore come tanti altri che io ho ammazzato personalmente, perché si sono schierati dalla parte dei corleonesi.
Cioè, mi faceva impazzire a me il pensiero che Vittorio stravedeva per Stefano Bontade e poi si è schierato con i Corleonesi. Questo, dottore, per due motivi lo volevo far ammazzare io. Per il tradimento che ha fatto e per il fatto dei soldi. Ecco, concentriamoci un attimo sul fatto dei soldi. Qual era il suo pensiero una volta ucciso Vittorio Mangano? Lei come pensava di muoversi per recuperare questi soldi? Lei ha parlato di Ma dottore, miliardi investiti. io pensavo che non è che gli avevo pigliato l'ergastolo, che dovevo fare quegli anni di carcere, uscivo, poi provvedevo come fare per recuperare quei soldi là. Qualcosa l'avrei escogitata, perché tanto per dire, io conoscevo già, disgraziatamente quella volta ho conosciuto il Marcello Dell'Utri. E vedevo come poter fare per poterla acchiappare, a dire: senti qua, questi sono soldi di mio fratello, cerchi di recuperare questo, potevo fare anche questo. Lei, stando con Bruno Rossi, ebbe notizie da lui o in altro modo se questo Bruno Rossi apparteneva a qualche fazione camorristica, se in quel momento era una fazione camorristica che era in lotta con altre fazioni? Che cosa aveva saputo di Bruno Rossi? Prima Io di quello che ho arrivare a saputo, chied di chiedergli una cosa così comunque importante. glielo dico io, perché lui, cioè, diciamo, faceva parte, che sono stati tutti condannati, che poi ho conosciuto pure lui, un certo Giacomo Cavalcante. Lui faceva parte alla famiglia Cavalcante, della zona di Napoli, di Bagnoli, una cosa del genere. Di Bagnoli, ed erano in guerra tra camorristi, che non so precisare con chi. Cioè, Bruno Rossi era uno che già, a quanto mi diceva pure Giacomo Cavalcante, Bruno Rossi aveva già sparato. E mi diceva Bruno Rossi, Giacomo Cavalcante dice: è un ragazzetto molto sveglio. Poi Cavalcante è andato via, io ho fatto questa proposta, senza dire niente a Cavalcante, a Bruno Rossi, e mi poteva usare questa cortesia. Ma in quel momento era prevedibile una scarcerazione di Bruno Rossi da lì a qualche tempo? Sì, dottore, sì. Lui doveva fare poco, non è che aveva tanti anni di carcere. La sua scarcerazione era imminente, ricordo, a quello che mi diceva lui. E nel chiedere a Bruno Rossi, una volta uscito, di organizzare l'omicidio di Vittorio Mangano, specificò al Rossi anche i motivi che lei aveva in mente per Certo, uccidere. dottore, che le ho specificati. Io ho detto: deve usarmi questa cortesia. Io non è che non c'ho chi potrebbe farmi questa cortesia, ma siccome non voglio che la voce trapeli nell'ambito mafioso, perché tu sei fuori zona, non hai niente a che vedere con la mafia, se mi puoi fare questa cortesia. E ho detto: sì, non c'è problema. Ma gli disse a Bruno Rossi quello che lei pensava, cioè che era necessario uccidere Vittorio Mangano perché era un traditore e perché lei ha detto questa cosa poteva essere utile per recuperare poi i soldi di. Ma dottore, non ricordo bene, cioè, si parlava del più del meno, però non ricordo bene i particolari, dottore. Poi Bruno Rossi le ha detto, accettò la proposta, poi le disse qualcos'altro in epoca successiva. Non mi ricordo, dottore, sa perché? Perché poi con Bruno Rossi io sono uscito per un intervento chirurgico che dovevo fare. Sono rientrato nel carcere dell'Aquila, non sono andato più a Vasto, nel carcere di Vasto. Cioè, ci siamo persi completamente, non avevo numeri di telefono, non avevo indirizzo, cioè la cosa è finita così.
Perché lei, quando è stato sentito il 30 agosto del 2012, ha detto: era per tenere la cosa chiusa, fare sparare a Vittorio Mangano non da killer siciliani perché la voce poteva trapelare, ma lo facevo io con Bruno Rossi che era fuori dall'ambiente nostro. Dottore, poi, l'ho spiegato poco sì, fa. Sì, sì, no, questo, aspetti, mi lasci completare. Poi sto ragazzo si è messo a collaborare, non so più che fine ha fatto e non se n'è fatto niente. Ah sì, sì, mi ricordo bene, sì, poi ho saputo che si stava mettendo a collaborare e non se n'è fatto più niente. Sì, che lui era, ancora io ero in carcere a Bazzo, sì. Lui mi ha detto, ho deciso di collaborare e da quel giorno lì poi si sono portato via quando mi ha detto questo e la cosa è morta così. Quindi gliel'ha detto lo stesso Bruno Rossi? Sì. Senta, un'ultima domanda. Lei queste dichiarazioni sulle notizie che più volte le ha dato Vittorio Mangano, sui soldi portati a Milano, consegnati a Dell'Utri per essere investiti nelle imprese di Berlusconi, rispetto all'inizio della collaborazione, quando le ha fatte, signor Grado? Non in generale su Mangano, su Dell'Utri, su Cinà, ma queste in particolare sugli investimenti, su questi viaggi. Ah, dottore, ascolti, sono andato a Roma per un altro interrogatorio, se non sbaglio il dottor Donadio, che ai tempi era vice del dottor Grasso, cioè sono andato per un altro interrogatorio. Si parlava del più e del meno, siamo andati a finire il discorso su Vittorio Mangano, così c'è, e ho fatto questa dichiarazione dopo anni della mia collaborazione. Si trattava di un colloquio investigativo? Sì. Poi più volte abbiamo citato o utilizzato il verbale che lei il 30 agosto del 2012 ha fatto con la Procura di Palermo. E rispetto a questo verbale del 30 agosto 2012, quel colloquio investigativo col dottore Donadio, quanto tempo prima c'era stato? Dottore, non lo so precisare, un anno e mezzo, due, un anno, non glielo so precisare. Va bene, comunque. Allora, io vorrei che lei, noi dobbiamo acquisire tutti gli elementi per poter valutare le sue dichiarazioni. E perché lei, diciamo, al di là del fatto il colloquio investigativo, non, Procura Nazionale Antimafia o Procura di Palermo, non le chiedo questo, c'è un motivo per il quale lei queste dichiarazioni che oggettivamente riguardano fatti diciamo importanti, lei ha parlato di più viaggi, miliardi portati e investiti nelle società di Berlusconi tramite Dell'Utri. Vorrei che lei fosse molto chiaro e preciso e sincero su questo, se vuole rispondere. Perché lei questa dichiarazione non la fa subito quando inizia a collaborare? Abbiamo visto alla fine degli anni 90 e per la prima volta la fa alla Procura Nazionale Antimafia e poi a Palermo, diciamo una decina di anni dopo, 10 anni dopo. No, dottore, per la verità del riciclaggio parla esclusivamente per la prima volta il 30 agosto del 2012, dottore Di Matteo. Come lei ha detto no, anche prima, per ora stiamo facciamo rispondere, poi perché comunque lei ora ha detto che ne ha parlato prima, lo dice anche qui, col dottore Donadio della Procura Nazionale Antimafia, era un colloquio investigativo, abbiamo appurato. Ci spieghi perché, signor Grado? Dottore,
Io non è che sono andato dal dottor Donaddio e abbiamo parlato, mi ha chiamato, mi ha chiesto di Vittorio Mangano, non mi ha chiesto di salute, non mi ha chiesto niente, se è stata una mia cosa spontanea che mi sono ricordato e ho fatto questa dichiarazione al dottor Donaddio, capito? Tutto qui. Ma prima perché non l'aveva fatta? C'è una ragione per la quale, perché lei aveva anche certo confessato omicidi, stragi. Ecco, ci dica qual è certo la ragione. Certo che c'è una ragione, dottore, perché mi la dico. Prima cosa che io ho detto nel mio interrogatorio, nel mio pentimento al dottor Michele Prestipino, è stata quella lì. Dottor Prestipino, lei mi deve parlare, sia lui che altri giudici che mi hanno interrogati. Dottor Presepino, lei mi deve parlare di tutto, di mafia, però non mi chieda di politici perché non ne parlo completamente. Solo per questo non l'ho dichiarato allora, perché non era intenzionato a parlare. D'altronde Dell'Utri faceva parte poi alla politica. Avrò sbagliato io a dire il nome di Dell'Utri, pazienza. Pensavo che era una cosa che io era a titolo informativo, così che si stava parlando con il dottor Donaddio. È uscito fuori su fatto di salute Vittorio Mangano. Ho capito. Ma io non volevo nemmeno parlarne, dottore Di Matteo. Quindi nel colloquio... Di politica, io ripeto, non ne volevo, uomini politici, non ne volevo toccare completamente, perché ancora oggi, con la mia età, mi devo vedere ancora qualche festa, dottore, non è che a me mi preoccupa di morire, perché ormai alla mia età, anche da giovane, io la morte non l'ho mai temuta, e allora vorrei campare ancora qualche annetto per vedermi tutte le feste, dottor Di Matteo. Per questo io non ho parlato mai e non parlerò mai di politica, perché voglio campare ancora col cannetto tranquillo. Poi se c'è qualcuno che mi assicura, che mi mette la firma nel dire tu camperai ancora anni, e allora parliamo di altro, ma non è il momento di parlare per ora di politica. Se qualcuno me l'assicura che io camperò ancora anni, prego, mi dica. Allora, mi scusi se mi sono... La sua risposta è chiarissima. Quando ho iniziato a collaborare non volevo, nel 97, 98, 99, non volevo parlare di questi fatti perché riguardavano persone che facevano politica o fanno. Poi nel corso del colloquio investigativo il discorso è andato a finire a questa cosa qua, e quindi lei ha riferito queste cose e poi le ha riferite pure alla Procura di Palermo. È questo giusto? Ma lei queste cose, diciamo, le ricorda, le ha sempre ricordate queste confidenze di Vittorio Mangano, è giusto? Certo, benissimo dottor Di Matteo, le ho ricordate e le ricordo ancora oggi, sono vivi in me, a distanza di 40 anni, ricordo ancora perfettamente dottor Di Matteo. Va bene, grazie, io al momento non ho altre domande. Sì, però domande. Grado, prima di passare avanti, perché vorremmo capire, noi dobbiamo valutare anche la sua attendibilità e vorrei capire l'ultimo discorso che lei ha fatto appena qualche secondo fa. Cioè lei vuol dire che volendo campare ancora, come lei ha detto, ancora tranquillo qualche anno, ad oggi non ha detto tutto quello che sta sui politici? Glielo dico io, dottore, glielo spiego subito. In pratica, per quello che conosco io, a livello d'alto livello politico, cioè io so, e le prove lo hanno dato, di tanta gente morta. Io vorrei campare ancora qualche annetto tranquillo, non mi voglio far ammazzare, non mi ha ammazzato Dottorina che non è stato capace, non mi voglio far ammazzare a livello di Stato. Dottore, lei queste cose le sa benissimo. Le so benissimo e le ripeto quindi la domanda, quindi vorrei una risposta chiara. Cioè questo significa che lei ci sta confermando in questo momento che sa delle cose che riguardano, tra virgolette, politici e che ritiene di non poter dire temendo per la sua sicurezza personale, è così o no? Ma no, dottore, questo l'ho dichiarato e lo dirò sempre, no, non parlerò mai non di politici, quello che ha detto perché, allora, quello che ci ritengo, sta dicendo ora. Ritengo, mi scusi dottore, ritengo che non è il momento opportuno di parlare
di politica, dottore, di uomini politici. Lei è tuttora non è proprio il momento opportuno. Grado, mi ascolti, lei è tuttora sottoposto al programma di protezione e sa quali sono, sì, gli impegni che ha assunto col programma di protezione? Non ho capito, mi scusi, dottore. Dico, lei è tuttora sottoposto a un programma di protezione, ci ha detto, e sicuramente a conoscenza degli impegni che ha assunto col programma di protezione, è così? Certo, certo, dottore. Va bene, certo. Allora a noi può bastare questo. Vediamo. Grazie. Se ci sono domande da parte del, innanzitutto, parte civile. Nessuna domanda, vogliamo passare al difensore, avvocato Di Peri. Avvocato, abbiamo iniziato un po' più tardi oggi, quindi possiamo spostarla, se lei ritiene e ha questa necessità, io ovviamente accolgo, ma se la possiamo ritardare ancora un po'. Allora, e poi tra un po' eventualmente la facciamo, se l'esame si protrae oltre un certo limite, poi la facciamo. Vediamo innanzitutto qual è l'intendimento del conto, di chi vuole intende procedere al controesame. Avvocato Di Peri. Sì, grazie Presidente. Grado, volevo incominciare con un argomento cui lei ha accennato in relazione a questo incontro al ristorante dei Quattro Mori. Lei ha detto precedentemente, ho sbagliato nel dire che i Quattro Mori si trovassero ad Arcore, adesso si trovano, posso precisare adesso che invece si trovano in via Senato a Milano. Questo ripensamento da che cosa le è venuto e soprattutto nell'ambito di quale procedimento lei aveva dichiarato che invece il ristorante si trovasse ad Arcore? Ma l'ho dichiarato, ripeto, io ne parlai, ma così accademicamente, con il dottor Donaddio. Cioè, però il ripensamento che mi è venuto quando sono andato via nel riesame che hanno fatto, che io invece di dire via del Senato ho detto Arcuri, perché ero fissato a parlare di Vettore Mangara e è uscito lì. Allora, andando via dopo il riesame, ci ho ripensato, disse nella prima occasione che dovrebbe succedere, voglio chiarire questo fatto, cioè per non essere pigliato per un bugiardo quello che dico. Difatti mi è capitato l'occasione ora e la sto dicendo. Ho capito perfettamente. Per come l'ho detto, mi scusi, per come l'ho detta a un giudice che non ricordo il nome, il nome che mi è venuto a interrogare per questo fatto su a Milano. Gli ho detto, dottore, voglio chiarire una cosa. Vabbè, io ho avuto un lapsus. Va bene così, va bene così. Mi vuole precisare per favore al dottor Donaddio quando lei ha reso queste dichiarazioni, in che data approssimativamente, in quale anno? Dottore, ripeto, le date io non le ricordo bene, sono stato interrogato per altre cose in via Giulia, però cinque non anni ricordo fa, nell'anno, né il mese. Nell'anno, né il mese, non ricordo niente. Ricorda se è avvenuto un 5 anni fa, un 6 anni fa, se è avvenuto l'altro ieri, quando è avvenuto? Dottore, non è stato né l'altro ieri né 5 anni fa, non ricordo l'anno che è stato. Va bene. Lei ricorda di essere stato interrogato nell'ambito del giudizio di appello, non in primo grado, ma in secondo grado, anzi nel giudizio di rinvio del processo che si è celebrato a carico di dell'Utri Marcello presso la Corte d'Appello di Palermo, ricorda di avere fatto dichiarazioni? Sì. In quel, sì, ricorda. E ricorda se in quella occasione, che è stata appena 2 anni fa, lei ha ribadito, occasione che deve essere successiva necessariamente alle dichiarazioni che lei ha reso al dottor Donaddio, ha ribadito che i Quattro Mori si trovavano ad Arcore. Presidente, però mi scusi, c'è una questione formale. Si sta facendo evidentemente riferimento ad un verbale che non è depositato agli atti del fascicolo. Non sto facendo contestazione. Parte, io qua ovviamente non posso verificare. Non è nella sentenza. Se fa parte della sentenza può essere contestato. Sì, ma comunque non sto facendo contestazioni, Presidente. Ma quindi come domanda? Parte il fatto che le dichiarazioni contenute nelle sentenze che sono state prodotte non c'è nel concorso questo esterno, pezzo nella sentenza, le potrei utilizzare, ma allo Stato non sto facendo nessuna contestazione. Sto chiedendo se per caso un paio d'anni fa, sentito in appello nel processo a carico dell'Utri, ha ribadito che i Quattro Mori si trovavano ad Arcore. Può rispondere.
No, credo che non l'ho ribadito questo qui. Questo io l'ho detto in un interrogatore che non ricordo chi era il PM, che mi ha interrogato su questo fatto dell'Utri, e allora gli ho voluto dire, prima ancora che mi interrogasse, ho voluto precisare questo fatto qui, che io ho fatto un errore involontariamente perché ero fissato con Arcore, parlando di Vittorio Mangano, invece di dire via del Senato, piazza del Senato, ho detto Arcore. Prima dell'interrogatore ho voluto chiarirlo. Va bene, ricorda male comunque, non ha importanza, andiamo avanti. Lei sa che dell'Utri Marcello è stato processato a Palermo, mi pare che lei ricordi bene di essere stato sentito, no? Nell'ambito di quel processo. Lei ha seguito le vicende giudiziarie di dell'Utri? Ma no, dottore, dove devo seguire io? Nella stampa, io ho avuto fatto quell'interrogatorio, ho visto il signor Marcello dell'Utri in un'aula. E non l'ho più visto, quale udienza? Io non ho partecipato a nessuna udienza. Sì, no, questo è chiaro. Lei ha partecipato al giudizio di appello perché è stato sentito come teste. Io le chiedevo, sì. Lei ha avuto modo di seguire le vicende giudiziarie di dell'Utri attraverso forme giornalistiche, guardando la televisione? Ma no, dottore, cioè sì, ho letto qualcosa sul giornale, ma non è che mi sono interessato più di tanto, cioè che è stato condannato, cioè poi lo scandalo dei libri, dei Girolamini, e tutto qui, dottore, ma non l'ho seguito per niente. Senta, lei sa se Cinà Gaetano avesse subito un processo analogo rispetto a quello di dell'Utri Marcello? No. Non lo sa. Senta, lei è sicuro, lo ha detto al pubblico ministero, lo ha ribadito, che dell'Utri e Mangano si dessero del tu. Poi in relazione a questo io evidenzierò una circostanza alla Corte. Intanto volevo un attimo tornare, anche se il PM ha sondato in maniera, devo dire, puntuale, il problema del traffico di sostanze stupefacenti che comunque le è stato addebitato attraverso alcune sentenze. Lei ha rimarcato che aveva una ostilità non soltanto nei confronti di questo traffico, ma anche nei confronti di chi questi traffici li commetteva, no? Grado mi ha ascoltato? Sì, l'ho ascoltato. Quindi mi conferma questa sua avversione nei confronti della droga e di tutto quello che riguardasse il traffico di sostanze stupefacenti? Ma certo. Ripeto, non è che avevo avversione, perché è arrivato a un certo punto. Erano fatti loro, l'importante, ognuno risponde delle sue azioni, io rispondo delle mie. Benissimo. Che avevo delle regole nella vera Cosa Nostra, vecchia mafia. E loro rispondevano che per me era un'infamità, incominciando da mio fratello il primo. Benissimo. E tutti i trafficanti mi facevano schifo e lì non li potevo vedere, dottore. E ha ragione, però lei adesso ci deve spiegare, intanto ci dica se è a conoscenza che ha riportato delle condanne pesantissime per ben 3 volte per traffico di sostanze stupefacenti. Lo ho sa? Riportato io delle condanne personali? Sì, lo sa. Dottore, io ho riportato una condanna, ma che si processo di Palermo. A quanti anni lo ricorda? No, sono... Ma che si processo di Palermo quando è stato avvocato? È ma stato... che si processo di Palermo? È iniziato a fine anni 90. No, fine anni 80, ero... fine anni 80, inizia anni 90. No, io ero in carcere, invece si trattava nell'89, una cosa del genere.
Ecco, lei ricorda se ha riportato una condanna ad oltre 15 anni di reclusione per traffico di sostanze stupefacenti, ma anche per reati di mafia? Prego. 14 anni in macchina processo di Palermo. Bene. Poi ricorda se ha riportato altre sentenze, sempre in materia di traffico di sostanze stupefacenti? Sì, gli spiego subito, dottore. Io in pratica sono stato nella mia... quando mi hanno fatto l'intervento, sono stato a Varese da mio fratello Vincenzo. Cioè, ci sono stato tanti mesi. Allora, mi manda a chiamare un giorno un certo dottore, un PM, il dottore Abbate. Cioè, davanti a degli inquirenti, monta telecamere, cose, dicendomi che io gli dovevo parlare del traffico di droga che c'era lì a Varese. Gli dico io, dottore, lei sta pigliando un grande abbaglio, da premettere che io non frequento Varese e sono qui per la convalescenza dell'intervento che ho fatto io. E secondo voi lei sta sbagliando persona a pigliarmi per un trafficante. Ho capito. Quindi queste condanne... Mi scusi, avvocato. Prego. Finita lì. E nel frattempo viene la mia collaborazione, questo dottor Abbate per forza insistentemente, quando a me mi interrogava il dottor Pesepino e altri giudici, insisteva che voleva interrogarmi. Dottor Pesepino, dottore Tizio, per favore non fatemi andare da questo, che già so il danni che combina, non fatemi andare da questo perché io non so parlare di traffici di droga, questo chissà cosa si immagina, perché sono un mafioso, chissà cosa si immagina questo qui, cosa vuole. Dopo tante insistenze che lui faceva, il dottore Pressipino mi dice, signor Grado, mi usa la cortesia, dice, noi dobbiamo lavorare, ci vada, e vado da questo... PM mi interroga, faccio le mie dichiarazioni, rispondo alle sue domande, mi porta in tribunale. In tribunale sa cosa mi combinano, dottore? Veramente una cosa assurda, che il presidente continuamente insisteva, che voleva sapere lui che pungeva da una parte, il presidente dall'altra. Io ho detto, sentite, arrivato a un certo punto io non faccio più nessuna dichiarazione in questo tribunale, va bene, vada il presidente, sgridandomi. Mi ha trattato tipo un ragazzino. Sento la condanna, dottore, dove vanno a pigliare uno sacchetto dei numeri? 30 anni. Stesso processo lo passano a Milano, 15 anni. Cioè 45 anni di carcere senza che io ne ho mangiato e bevuto, dottore. Benissimo, benissimo. Questa è la situazione delle altre condanne. Quindi lei... Per un capriccio di un PM. Benissimo. Quindi lei ritiene di essere stato condannato ingiustamente, ma una volta che ha iniziato... Ma innocente, avvocato, non ingiustamente, da innocente sono stato condannato, perché per forza io dovevo accusare gente nei traffici che io non sconoscevo. Ecco, va bene. Ma visto che è stato condannato da innocente, come lei sostiene, soprattutto quando lei ha maturato la collaborazione, cominciando con la Procura della Repubblica di Palermo, perché non ha esternato quantomeno l'intenzione di fare una revisione di questi processi? Ci ha pensato, l'ha fatta. Ma avvocato, ma cosa devo fare io con tutte le condanne che ho, che ne ho altri? Mi sono autoaccusato di omicidi che non sapevano. Ho con le grosse condanne che ho, dottore. Avvocato, mi scusi. Prego. Con tutte le condanne che ho, che non so più nemmeno io quanti anni di carcere ho, ma cosa ci devo ricorrere? Vabbè. Fare la revisione, a perdere tempo a cosa? Allora, cioè, la condanna è sempre una. So solo una cosa, avvocato, sì, che io tra carcere, tra detenzione domiciliare, tra i benefici che mi spettano, tra i condoni e via dicendo, ho superato i 40 anni di carcere, avvocato, ancora però mi ritrovo alla detenzione domiciliare. Io sono nato fortunato nella vita, avvocato. Vabbè, ma i 40 anni non credo, massimo ne può avere 30. Ma se non sono 40, sono 35, che avrei scontato l'ergazzolo da persona normale, avvocato. Passiamo a un altro argomento, anche quanto questo. Quanto ho sbagliato nella vita, avvocato, quanto ho sbagliato?
Passiamo a un altro argomento, anche questo setacciato dal pubblico ministero. Però io vorrei, in maniera forse più approfondita, far emergere quando lei, in buona sostanza, incomincia a collaborare. Possiamo dire che inizia a collaborare dal 1999. Dopodiché, lei, a distanza di tanti anni, e cioè nel 30 agosto del 2012, introduce per la prima volta, perché a me non risulta nessun interrogatorio del dottor Donadio, quantomeno non c'è stato mai depositato. Però in quell'interrogatorio, avvocato, mi scusi, si fa riferimento al fatto che colloquio investigativo col dottor Donadio. Ma io devo far emergere quello che risulta processualmente, quindi, non quello che dice il collaboratore. Ecco, l'elemento era chiaro. Dottor. Quello che emerge processualmente è che lei per la prima volta introduce l'argomento del riciclaggio di questo denaro portato da Mangano e da D'Agostino Rosario a Milano e consegnato materialmente a Dell'Utri. Marcello, lei lo introduce per la prima volta il 30 agosto del 2012, pur essendo lei collaboratore di giustizia sin da lontano 1999. Ricorda lei, signor Drago, signor Grado, che ha reso dichiarazioni alla Procura di Palermo in data 25 settembre 99 ed ancora in data 26 febbraio 2000 ed ancora in data 25 marzo 2000, perché glielo contestano proprio in questo interrogatorio del 30 agosto 2012, ha reso dichiarazioni alla Procura che comunque, alla quale non ha rivelato questi viaggi che Mangano effettuava per conto dei mafiosi, lo ricorda? Avvocato, lo ricordo benissimo. Io ho spiegato prima la ragione per cui ho parlato lì alla DIA di Roma, perché non c'era messo. Accademicamente io ne parlo così ed è venuto fuori il discorso di Dell'Utri. Perché io manco questo dovevo dire, perché se dovevo dire, dovevo dirlo da allora, ha ragione lei, dovevo dirlo da allora che è stato iniziare a collaborare. Giusto. Ma io mi ascolti, Grado, quello che le contesto è che poi lei viene sentito per ben tre volte dalla Procura di Palermo, dalla DDA di Palermo, e lei non rivela queste circostanze. Sì, ha perfettamente ragione, avvocato. Le dirò di più allora, signor Grado, lei, poiché era stata introdotta da poco tempo la legge sui collaboratori che prevedeva l'istituzione del verbale illustrativo della collaborazione, è stato sentito il 7 agosto del 2001 proprio dal dottor Prestipino e anche dal dottor Loforte, i quali sono venuti a sentirli perché proprio in ossequio a questa legge dovevano compilare questo verbale. In questo verbale lei non accenna minimamente a questo discorso dei viaggi relativi al riciclaggio. Come mai neppure davanti al verbale illustrativo lei si apre? Avvocato, ora glielo ripeto di nuovo per l'ultima volta. Glielo ripeto di nuovo, avvocato. Io non c'era messo di parlare di persone appartenenti alla politica. È successo accademicamente che ero in via Giulia per altri fatti investigativi ed è venuto fuori questo discorso qui. Ma io non pensavo che veniva registrato e scritto a verbale. Perché se sapevo questo... Scusi, ma a quale verbale si riferisce? A quello del dottor Donadio? Che noi non abbiamo. Avvocato, si riferisce al processo che sto subendo adesso. Se sapevo questo, io manco ne avrei parlato, avvocato, ma non che non avrei parlato perché ho paura di qualche cosa, perché ritenevo giusto e opportuno che non dovevo parlare di persone appartenenti alla politica. Benissimo, allora ci vuole chiarire, soprattutto vuole chiarire alla Corte il motivo per cui in data
30 agosto del 2012. Oh, lei... di nuovo vorrei per l'avvocato. Avvocato, io capisco bene. Lei ha quattro volte che me lo ripeto. Mi faccia completare la domanda. Aspetti che venga fatta la domanda. E poi risponda, mi faccia completare la domanda. Vuole spiegare alla Corte perché lei ha avuto un forte ripensamento nel 2012, ha finalmente parlato di Dell'Utri, che era persona coinvolta nella politica, e ha finalmente parlato di Berlusconi. La domanda, la risposta già l'ha data, ha parlato prima di quel colloquio di cui non abbiamo traccia. No, comunque. Presidente, ma il colloquio è precedente. Appunto, è quella la ragione. Il colloquio è precedente, dovrebbe essere precedente. Gli è stata contestata questa confidenza fatta, questa verbale, non lo sappiamo da quello che abbiamo potuto capire. La risposta l'ha data, mi sembra abbastanza chiaro tutto questo argomento, credo non sia necessario sviscerarlo ulteriormente. Benissimo, Presidente, allora mi fermo qua. Vediamo se ci sono altre domande su altri argomenti. Ho delle richieste poi da formulare, le formulo appena. Per ora vediamo di completare il controesame e poi eventualmente... Avvocato Anania. Finito. Buongiorno Grado. Buongiorno avvocato. Andiamo dall'inizio. Lei ha parlato di un arresto di Leo Luca Bagarella a Corleone, dicendo che aveva fatto delle dichiarazioni consacrate nei verbali davanti alla pubblica sicurezza a seguito. La caserma di Corleone dei Carabinieri. E aveva fatto arrestare quindi il cognato Rina Salvatore, Provenzano Bernardo. E il fratello. Provenzano Bernardo e Calogero. No, Provenzano per la verità non l'ha detto questo, ha parlato soltanto. Calogero Bagarella e Salvatore Rina. E Salvatore Rina, che era il padre, no? No, scusa. Sì. Salvatore Rina. Senta, l'anno lo ricorda? Senta, io ho conosciuto Rina, se non ricordo male, nel 64 in carcere, perciò l'anno dovrebbe essere quello. Sì. Ricorda qual era? Guardi, avvocato, non andiamo lontano, ancora oggi ci sono i verbali, perché lei mi insegna che questi tipi di documenti verbali, processi e via dicendo, no, esisteranno sempre vita natural durante. Sì, ma... perciò ancora oggi ci saranno i verbali, non so dove siano. Sì. Dell'interrogatorio. Ora ci arrivo. Quindi lei dice che Bagarella fece arrestare il cognato Rina Salvatore e il fratello. Sì, sotto l'interrogatorio. Il fratello Calogero. Delle legnate che c'hanno. Ma lei come le risulta che Bagarella fece queste dichiarazioni accusatorie? Ha letto i verbali nella caserma dei Carabinieri di Corleone? Avvocato, il comandante dei Carabinieri. Avvocato, sì. Questo sa per chi ce l'ha a dire lei, mi scusi se mi permetto di dirle questo. Questo ci deve dire al cognatino, al signore Totorrina. No, deve perché una volta gli dico io a Totorrina. Mi scusi, avvocato. No, Grado, mi ascolti un attimo, Grado, la domanda dell'avvocato è precisa. Lei come ha saputo queste circostanze che ci arrivano. Però Presidente, in esame ha già detto nome e cognome. Vuole sapere la fonte, ma la domanda adesso è questa, risponde. E ci sto rispondendo. E allora, c'era Totorrina che l'avevo latitante io. Gli dico, Totò, ma perché un fascinerato cognato Luchino, che l'ho conosciuto pure in carcere, però non sapevo questo fatto. Dice, fallo stare al paese, mezzi ai vacchi, dove si trova, perché non è degno di entrare in cosa nostra. E mi fa questa confidenza qui. Ci ha fatto arrestare a me e a suo fratello. Calogero. Eppure il padre, aggiungo io, Salvatore Bagarella. Sento un poco, ma lei allora ricorda quando, ne parlava poco fa, quando è stato arrestato Rina Salvatore per questo fatto? E poi le dico qual è. Avvocato, ricordo io che l'ho conosciuto in carcere nel 64, Totorrina. E perciò Totorrina già era in carcere, penso che sia il 63, penso, eh. Era il mese di novembre? Avvocato, ma lei pensa che io mi vado a interessare quando arresterà a Totorrina giorno, mese, all'anno? No, io posso dire solo su per giù, il 63. No, io le domandavo... È novembre, dicembre, è avvocato. Sì. No, io le domandavo una cosa perché poi dimostrerò alla Corte un'altra cosa.
E Calogero Bagarella fu pure arrestato sull'accusa del fratello, ha detto lei. Certo, sottolineato, avvocato, a sapere tutto il mondo. Invece Grado Gaetano ha avuto 9 giorni di legnata alla squadra mobile e non ha cantato. Vabbè, allora io le faccio un'altra domanda. Era per caso il processo che si è fatto a Bari per l'omicidio del dottore Michele Navarra? Non lo so, avvocato, non glielo so dire, perché non mi sono mai, ai tempi non mi interessavo mai dei colleonesi. E allora perché lei lo sappia, Rina è stata arrestata. No, avvocato, questo poi ce lo dirà. Se non è oggetto di un'ulteriore domanda, di contestazione, poi le sue affermazioni. Per ora limitiamoci alle domande. Se serve, se è finalizzato a fare una domanda, sì, lo precisi, ma non altrimenti, ma altrimenti lo farà dopo. Sarebbe una contestazione, ma contestazione lui queste dichiarazioni non le ha mai fatto, perciò non ho niente da contestare. E siccome lui vuole fare un proclama, io glielo volevo chiarire il discorso. Va bene, lo dimostrerò poi alla Corte del processo Navarra. Rina arrestato a novembre, Bagarella arrestato a giugno dell'anno successivo, quindi che Bagarella abbia fatto, Calogero Bagarella non è mai stato arrestato. Poi ci documenterà, nella strage di Viale Lazio, senza avvocato Anania, ci documenterà poi per suo ricordo. Avvocato Anania, se ne ha interesse, lei ha accusato, ci documenterà poi questi dati sugli arresti. Non ce l'avete voi questo processo, lo produrrò. Senta, lei ha accusato Bagarella di averle ucciso il figlio? Non mi è stato chiesto, però in un processo ho detto che mi aveva ucciso il figlio, in un processo. Mi hanno detto il processo già è stato fatto e non mi hanno detto più niente. Va bene. Ma io non l'ho accusato. Ma l'ha sempre detto, l'ha dichiarato nei processi e lo ha fatto risaltare questo fatto? No.